una grande partita tua e del Parma non è bastato, quanto rammarico c'è? I supplementari sembravano davvero un passo e sarebbero stati anche meritati. Tanto, tanto, veramente è dura da sbollire perché finalmente abbiamo fatto una grandissima prestazione, volevamo veramente uscire a testa alta, l'abbiamo fatto, però prendi gol al 90° di nuovo, dopo una prestazione così brucia tanto, quindi niente, dobbiamo attaccarci al positivo, adesso ancora bisogna smaltirla perché posso dire che sono positivo adesso, però ripartire da quello che abbiamo fatto e dobbiamo lavorare così, questa è per forza la nostra strada e la cattiveria, la voglia, l'intensità di oggi non possono mancare, poi ogni partita è diversa, però ripartire da quello. Come mai oggi così e col Cesena magari invece così timoroso in una partita che era probabilmente molto più importante quella di oggi? Sì, perché come dicevo ogni partita è diversa e poi abbiamo, secondo me abbiamo la testa troppo piena e oggi dopo tutto quello che è successo comunque ormai siamo venuti allo scoperto, ci siamo dati anche un po' di pensieri, poi era una partita che si caricava da sola con la Juve di sera. Ci sono tanti fattori, tante componenti si sono sommate che per forza la prestazione sarebbe venuta fuori. Quindi, però siamo ultimi e quindi più motivo di quello non c'è. Hai parlato di un peso che vi siete tolti, parli della situazione insomma, che è venuta allo scoperto oppure la rescissione di Cassano vi ha forse compattato ancora di più negli ultimi giorni, la supposizione mia? Beh, può essere anche quella motivo per compattarci, perché comunque Antonio ha fatto una scelta forte e non si sentiva più stimolato. Come facciamo adesso andare avanti con giocatori che non hanno stimoli? Non è che per noi sia facile, assolutamente, però ci abbiamo guardato negli occhi tutte e 11, aveva stimoli tutte e 11, oggi abbiamo corso l'uno per l'altro e questa è stata la risposta della squadra. E la dignità io la penso in questa, però rispetto tanto la scelta di Antonio perché è stato onesto con se stesso a farsi da parte. Ricordo la Juve, si dice forse anche fuori gioco, insomma molto dubbio, ne avete parlato con l'arbitro, avete protestato perché sembra che Llorente fosse in fuori gioco di rientro al momento in cui ho passato la palla a Morata. No, lì sulla dinamica dell'azione mi sembrava fuori gioco, però lo venga a sapere adesso che era fuori gioco, quindi non abbiamo protestato purtroppo, ma abbiamo preso un gol secondo me evitabilissimo perché eravamo al 90° schierati, potevamo evitarlo sicuramente, quindi purtroppo di nuovo all'ultimo minuto su una situazione anche sfavorevole, era fuori gioco, sono i segni di quest'anno, però andiamo avanti. Prima della partita il presidente ha detto non sarà un fuggi-fuggi, ve lo garantisco io, il Parma non si scioglierà, però ultimamente l'ultima voce che ci è arrivata è che Lodi voglia fare più o meno lo stesso passo di Cassano. Vi ha detto già qualcosa, come vi ha comunicato qualcosa? No, ma il presidente dice così, vedremo, noi siamo attaccati alle parole, come siamo stati attaccati alle parole da 7 mesi, ormai le parole hanno il peso, non so quanto peso ci abbiano le parole, quindi noi vogliamo vedere i fatti e abbiamo dato un termine perché poi prenderemo altri punti di penalità, quindi ormai siamo venuti fuori e dopo di quelli non è che tutti rescendiamo, ma ci dobbiamo tutelare per forza, sono 7 mesi che stiamo zitti e vogliamo solo tutelarci. Noi siamo stati anche corretti a dirglielo al presidente prima di voler fare un passo del genere, quindi non so se poi Lodi lo farà prima di noi, però credo che vogliamo fare una cosa di squadra, aspettiamo l'ultima scadenza di febbraio. Quindi il 16? Il 16. Avete assorbito, Daniele, l'addio di Cassano? No, rispettiamo la scelta, però può darci uno stimolo, può darci una spinta, perché comunque abbiamo bisogno di gente motivata, punto. Cristian Rodriguez invece dalla Champions League, vice campione d'Europa, è arrivato qua, è la dimostrazione insomma che il Parma comunque non cede. No, Cristian si è voluto rimettere in gioco e è venuto in una piazza in difficoltà, però
ha voglia di giocare, credo si sia calato bene nella parte, ci sta dando una mano come esperienza, come voglia, quindi siamo contenti che sia venuto, speriamo che ci ha dato una sterzata, quindi siamo felici di averlo. Domenica c'è il Milan, dice Inzaghi, speriamo di cogliere il primo successo in campionato del 2015, ci sono possibilità di fermarlo, l'anno scorso una grande impresa crociata. Se la prestazione è quella di oggi, secondo me alziamo l'asticella, spostiamo il peso più verso di noi, ecco, perché credo che il Milan è in difficoltà come noi, non come noi ma quasi, e noi oggi abbiamo giocato contro una grande squadra, quindi se siamo bravi ad avere questa compattezza di squadra, questo atteggiamento, secondo me le possibilità per fare risultato ci sono, poi speriamo che anche l'episodio ci giri a favore. Ciao.